buco professional che ho fatto. Ok, vai. Prova, faccio di questo, dai, con me. Dopo 2 anni di rugby al liceo, ci sono stati 30 anni di passioni e lavoro molto sedentari. 30 anni del tutto senza sport. Poi, nel 2005, a quasi 47 anni, qualche partita in TV, un nuovo pallone per giocare con mia figlia ai giardinetti. Talvolta, la notte, sognavo di correre sul campo. Si gioca con le mani e con i piedi, ma soprattutto con la testa. Lealtà e rispetto, lealtà e rispetto per la propria squadra e per l'avversario. Un pallone, un pezzo di prato, qualche amico, nulla di più. Perché pensiamo che sport e società, sport e cultura, non siano distinte rubriche di un programma televisivo, ma componenti indissociabili della nostra vita. Adesso partiamo a gruppi, ognuno con un pallone. Vai, l'altro gruppo, l'ultimo, dai! Io avevo scritto una mail quando ho letto sul sito la cosa e mi hai risposto tu, sicuramente. Ma te la ricordi questa mail? Sì, tu mi hai scritto che giocavi, in realtà eri vecchietto, una cosa del genere. Sì, sì. Certo, tutti pensavamo, certo, un po' datato, però allo stesso tempo era... cioè, nessuno è escluso, quindi alla grande. E ogni volta che invece tu mi facevi la domanda, no, perché se io posso essere utile, io ti rispondevo, siamo tutti utili. Si può dire un po' datato? Sport e cultura non sono distinte rubriche di un programma televisivo. Diritto a correre, a giocare, anche se non sei veloce, anche se sei lontano per età o condizione fisica dall'immagine ideale del campione. Quelle frasi sul sito degli All Reds mi hanno attirato.
Così sono arrivato al cinodromo e sono stato accolto da Darione. Fermi. Andiamo sempre sullo stesso lato. Ma no, che facciamo una volta a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi a destra. Certo, il contesto era quello di un centro sociale e alcune formule, alcuni slogan mi lasciavano un po' perplesso, ma ho sorvolato. Mi trovavo a mio agio e soprattutto mi accorgevo che piano piano il mio corpo rispondeva. Emozionante, come quando da ragazzo studiavo il mio manualetto inglese, trovato chissà come in una libreria di Bergamo. Non ci avevo mai giocato, l'ho sempre guardato in televisione. Tutt'oggi io non ho la minima idea di come si passa la palla, infatti gioco in mischia. Casualmente era un periodo che volevo rigiocare a rugby dopo un'interruzione di 5 anni. All'inizio eravamo pochi, poi piano piano la cosa ha iniziato ad avere un forte richiamo. Ok, allora intanto facciamo un giro tutti, dai! Facciamo un giro intanto. Poi abbiamo avuto anche Corrado ad allenarci, che ha dato anche un grande contributo tecnico alla squadra, è stato un valore aggiunto. Ciao. Fino ai pali, Mario, non ti fermare. Ok, fermi qua. Oggi allenamento più breve perché facciamo la riunione, quindi riscaldamento, mezz'oretta col Villa e poi andiamo a fare la doccia. Non ci sono dirigenti che danno direttive o dicono quello che si debba fare. Tutte le decisioni e tutto quello che si fa viene fatto collettivamente. Adriano, di là, centro, 1, 2, 3, prima linea, voi due, di là, estremo di là, linea di mischia, passa quanti siamo. Noi facciamo la selezione per la domenica in base a quante volte ti alleni, chiaramente quanto sei forte, ma anche quanto ti spendi per la squadra. Quindi se pulisci i cessi, se pulisci gli spogliatoi, se ti sei sbattuto a spingere gli orrezzi in giro per la città. Certo, ci sono delle persone che giocano sempre, delle persone che giocano di meno, eccetera, eccetera. Però è bello anche perché fortunatamente nel rugby c'è questo fatto degli infortuni che ti permette di fare una turnazione più o meno naturale all'interno delle persone che ci sono. Dopodiché è evidente che poi si rompono le braccia, si rompono i nasi, però sono tutti molto contenti. Vai. Quello che abbiamo fatto è spingevamo, andavamo indietro, però poi loro prendevano e spostavano la palla. Chi va a spingere deve levare le braccia di chi ha le mani sul pallone. Vai così. Laterale, spinta laterale, vado va, qua devi arrivare. Dai, regà, veloci, cambiamo le difese. La palla, chi la strappa? Ho incominciato a giocare a rugby più o meno all'età di 8-9 anni. E sono stato portato da mia madre a praticare questo sport per farmi scaricare dalle tensioni accumulate in famiglia, perché nella mia famiglia era appena venuto a mancare mio padre che è scomparso. E la scomparsa di mio padre non è stata dovuta a una morte o a un evento tragico, ma semplicemente ha delle scelte sue personali che crescono e nascono dal suo passato di attivista politico in un ambiente di estrema destra. La mia testa era totalmente rivolta soltanto al rugby. Cioè io vedevo i ragazzi con la kefia, a me, per me il problema palestinese era ignoto. E non sapevo neanche dove stava la Palestina, fondamentalmente. 2, 3, 4, 5.
da 16-17 anni sono arrivato poi a crescere e frequentare i posti occupati. All'epoca c'era il Forte Prenestino e piano piano mi avvicinavo in un ambiente scolastico a un ambiente di sinistra. A 21 anni, dopo tutte queste cose, mi sono infortunato in maniera molto grave giocando al rugby. Ho dovuto fare una scelta all'epoca e la scelta fu quella di incominciare a lavorare e ho deciso di smettere di giocare. Forse non è stato un caso che mi sono fatto male, perché gli ultimi anni specialmente nella mia squadra di appartenenza c'era saluti romani e giocate che venivano chiamate con il nome di Mussolini. Non avevo mai dato una connotazione del genere a questo sport, che per me era lo sport più bello a cui potessi giocare e partecipare. E ho ripreso a giocare a rugby per un motivo molto semplice. Ero venuto a conoscenza che una squadra con una spiccata appartenenza politica di destra si era iscritta al campionato da qualche tempo di Serie C e io ci volevo giocare contro. E quindi era una sorta di sfida che mi ponevo, una sfida totalmente sul campo. Poco tempo fa mi sono reso conto che a novembre di quest'anno, quindi 2007, sono 5 anni che abbiamo occupato Agrobax. Eravamo allora una quarantina di persone che formava il collettivo di occupazione che ha avuto una gestazione di un figlio praticamente, perché le riunioni in preparazione di questa occupazione sono durate all'incirca 9 mesi. E abbiamo occupato il 20 novembre 2002. Attualmente lavoro con un lavoro precario di un mese. Io faccio operatore sociale. Studio economia e commercio. Faccio il falegname, restauro. Ho impiegata, cameriera, dog sitter, la cantante di piano bar. Faccio filosofia a Roma 3. Studio filosofia. Scienze statistiche per analisi sociali e demografiche. Il dottorato in economia politica. Studio antropologia. Mi sono laureata in scienze politiche. E faccio il musicista e il produttore musicale. Il mio lavoro è fare l'insegnante di sostegno. Io lavoro in Telecom. Non ero mai stato in un'occupazione abitativa. Ho cominciato a fare domande, a pensare di fare un documentario, anche se avevo alcuni dubbi. Io non mi trovo a mio agio con i gruppi strutturati ideologicamente. Quando vado alle manifestazioni non mi viene naturale gridare slogan, non ho mai tirato una pietra e le pratiche ai limiti della legalità, come le occupazioni, mi inquietano. Io, se prendo una multa, corro subito a pagarla. Ma la vitalità che scorre al cinodromo mi ha conquistato. L'occupazione è molto faticosa. Soprattutto il primo periodo si dormiva in 3, 4 o 5 persone alcune volte in una unica stanza, per cui all'avere gli spazi come la cucina e i bagni in comune, per cui turni da fare, turni che non si fanno e tante altre piccole stupidaggini poi che però nel quotidiano poi sono fondamentali, sono essenziali. L'ultimo piatto di casa è breve. Mi chiamano Odio Dario perché i primi mesi dell'occupazione mi occupavo di gestire la cucina sociale e invece di stare a tavola aspettato a mangiare venivano in 10-15 in cucina, stavano tutte le sere.
io li cacciavo male e per questo mi hanno cominciato a chiamare Odio Dario. Poi ho smesso con la cucina, però sono rimasto sempre scorbutico, soprattutto la mattina quando mi sveglio. Quindi alla fine poi quello che è successo è che si sono strutturate appunto una serie di stanze e piano piano c'è stata un'organizzazione in abitativo. Avevo intenzione di venire a vivere qui dentro, sia per necessità proprio pratica e soprattutto per coabitare, che è un vivere insieme ad alcune persone che si stimano, che si rispettano. Poi gli stronzi ci stanno pure qua dentro, gli antipatici, i problemi stupidi. Guarda, io ogni tanto ci avrei sperato di fare questa fine, nel senso d'avere, di mettere la testa a posto e di andarmene a pagare l'affitto. Io sono arrivato qualche giorno dopo, perché all'interno del cinodromo ho ritrovato mio cugino e mio fratello. Ed è stato proprio lui, dopo 2 o 3 giorni, a dirmi: ora devi venire qua perché ci stiamo tutti, c'è tutta la famiglia, ma anche solo te, cioè nel senso. E io ero reticente, gli dicevo: basta, sono stato dentro a tutto quanto. Ormai sono grande, non voglio più sapere né niente. Come sta venendo la tua nuova stanza, dai? È una bomba, è un'indicazione qua dentro. Perché dopo anni nei quali siamo stati in una condizione un po'... Sai, eravamo giovani, con i materassi anche per terra i primi mesi. E adesso che cresci, l'esigenza di vivere in un ambiente pulito, ordinato, bello, confortevole, con i servizi, aumenta. E quindi sono arrivato addirittura a essere definito borghese perché ho messo il parquet in camera. Quando invece vai a occupare perché ti serve un tetto, quando abitare, alla lì tanti discorsi sul senso di un'occupazione come qualcosa di attivazione nuova, anche politica all'interno della città, cadono proprio, perché quando è una necessità proprio non la vedo come una soluzione. Ognuno di noi vuole una casa vera, è una cosa che si canta pure ai cori e durante i cortei, ma è così. Come occupazione poi abitativa facciamo parte del coordinamento Cittadini di Lotta per la Casa, che è un coordinamento che è quasi 20 anni che fa occupazioni qua a Roma. Io mi sono ritrovato anche a dovermi appoggiare qui al cinodromo per 2 o 3 mesi perché ho cambiato molte case, problemi con affitti e sfratti vari. E mio padre è riuscito a comprarmi un buchetto di casa di 30 metri quadrati. Fortunatamente almeno il problema della casa, ecco, l'ho risolto. L'ha risolto mio padre. All'inizio è stato un miscuglio strano, perché cioè comunque qua dentro ci sono esperienze molto differenti, da chi non ha mai fatto politica a chi magari ha iniziato a farla a 15 anni a scuola. Io ho avuto la possibilità di portare avanti un discorso sportivo e di riuscire a far aggregare le persone sul rugby, per esempio. L'idea dello sport ad Acrobax è un'idea di un'attività collettiva. Ma ci devo pensare bene, perché potrei dire banalità, quindi vado. L'idea dello sport che c'è ad Acrobax è un'idea che non è tanto diversa, penso, dall'idea delle altre attività che si svolgono in questo, che è definito un laboratorio
autogestito. Ci sono tanti gruppi che ruotano intorno a questo laboratorio. I gruppi sportivi sono uno di questi e l'idea è quella comunque di attività alle quali può partecipare chiunque voglia. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Per 30 anni non ho mai trovato il tempo di fare sport. Non l'ho neanche cercato. Ad un certo punto il mio stesso corpo ha rivendicato i suoi diritti. Ed è stato strano rendermi conto di questa richiesta e della sua forza. Non rimpiango niente, però, quando gioco sul campetto del cinodromo, tocco con mano quello che mi sono negato, quello che ho perso. Mi chiamo Claudio Daguanno, ho 54 anni e sono nato a Roma. Lavoro in un centro di ricerche dove mi occupo sostanzialmente di risparmio energetico. Non ti ha mai mandato te quella cosa sul cricket? Come mia occupazione dilettante, a cui tengo molto, mi occupo anche di sport, di storie, di memoria, di sport popolari. Qui giocare a calcio è divertente. Giocare a calcio, devo dire, mi rilassa, qui. Bravo Claudio, oddio! Oddio! Spesso vai a giocare a calcetto, sembra un turno di lavoro, vai lì, te cambi un'ora, poi te sbrighi, esci, hai finito tutto quanto, invece questo è molto più funzionale come posto. Poi esci, c'hai la birra, incontri altre persone che vengono qua per fare altre cose. I titolari saranno Gianmarco, Francesco, Giulio, io, Dario e Gabriele, ok? Cominciamo. Tirate piano. Tirate piano. Io giocai in lacrosse la prima volta negli Stati Uniti, dove ho vissuto per circa un anno. E una volta tornato ho deciso di portare con me quello che è questo sport favoloso. Ragazzi, veloci, rapidi! Velocissimo, elegante, brutale allo stesso modo. Okay. Abbiamo cercato in tutta Roma, ci chiedevano soldi e quindi da lì un giorno un mio amico mi disse: ma lo sai che al cinodromo hanno un campo dentro e giocano a rugby, perché non vai a parlare con loro? Arrivai, ero una persona assolutamente sconosciuta a loro, portavo uno sport sconosciuto, 2 ore e mezza dopo il campo era nostro. Vediamoci bene, ok? Fixun! Leones! M S U L Oh, non metti tanto, Hassan. Vabbè, Hassan, se metti tanto, non metti. Due. Senza corna. Hassan, ancora. No, due per sempre. No. Vado io. Mamma mia, si è stato prima, è finito. Nei, un po' pesante o c'è cagare? E appunto, poi quando viene colpita con la mazza e non va in aria ma rotola, il giocatore che sta da una parte di quei birilli deve andare dall'altra. A seconda del numero di volte che riesci a fare quel tratto, guadagna punti. Sì, più o meno. Cioè, più o meno. Ovviamente a te è inutile che lo chiedo quali sono le regole del... Tutti quelli che filmano di sport ne avessero mai fatto mezzo in vita loro. Mezzo. Thank you.
Ma le ragazze hanno iniziato da poco, sono molto motivate. No, non sono buona a giocare a calcio, però mi piace. Non è vero. Passate questa palla. Brava, davvero bomber! Mamma mia che te sei magnata. Però il calcio mi piace, è straordinario questo posto. Io sono al 7° allenamento. Ecco, mi hanno detto così, prendi la palla e parti. Clacchi e parti. Niente, 0-0, ti sei divertita? Sì. Ancora un po' perplessa, però va bene. Bene o male abbiamo calcolato che tra tutti, solamente i laboratori sportivi che stanno dentro il cinodromo, almeno un po' più di 100 persone a settimana passano solo per quello. Però secondo me conviene mettercela una rondella. Però il problema è sempre lo stesso, che stiamo un po' stretti coi soldi. Dobbiamo alzare almeno altri 1.500-2.000 euro. Magari facciamo, capito, un concerto, una cena, una serata. Allora, vediamo se c'è altra corrente da levare in maniera che così... No, mi sa che era... Ah, questa qui. Questa presa qui. Vediamo un po' dove va questa presa qui. Speriamo che non muoio. Hai creduto, eh? Io frequento questo posto da non moltissimo tempo. Ci sono state delle circostanze che mi ci hanno avvicinato e sono state circostanze dolorose ed extrasportive. È stata una cosa decisamente improvvisa. La nostra attenzione, le nostre preoccupazioni erano proprio proiettate su altre questioni. Che ti si beve la polizia, che puoi avere il processo, che ti condannano, che non lo so, qualunque cosa. Chiaramente poi qualunque cosa però prevede una prospettiva di vitalità, di vita. È successo che il 17 gennaio a un certo punto ci è arrivata a tutti una telefonata. Diceva che Antonio aveva fatto un grave incidente col motorino, faceva il Pony Express, quindi... Era una consegna lontana, era una consegna che andava a Ostia. Ha fatto un botto pauroso ed è morto. Era solo da un paio di mesi che andavo ad allenarmi al cinodromo quando il 17 gennaio 2006 è successo il fatto di Antonio. Uno di quegli eventi su cui io mi soffermo di solito solo per qualche istante, con più o meno consapevolezza, con più o meno indifferenza. Nel caso di Antonio, che pure io non conoscevo, ho provato una vicinanza strana. Perché quando vengo qui ad allenarmi, tutto sommato, entro in quella che era la sua casa. Vabbè, ovviamente, come succedono sempre queste cose, quando le leggi sui giornali dici mannaggia, te lo del culo. Quando succede a una persona che ti stanno comunque accanto, che possono essere il tuo miglior amico o una persona che hai visto 10 volte, ti colpiscono in maniera diversa. Nei primi giorni di occupazione conobbi questo ragazzo dagli occhioni azzurri. Lo trovo molto interessante perché studiava, lavorava, vedevo che si sbatteva molto, leggeva molto. Era uno che ci credeva tanto, che aveva occupato il cinodromo, viveva qua, che era stato da bambino pure nelle occupazioni. Noi montammo un letto a castello in questa stanza con Marco e Simone. Lui arrivò, si è incazzato come una bestia, perché lui il letto a castello non lo voleva, perché gli ricordava il posto in cui era nato. Lui era nato dentro a un carcere praticamente, e questa cosa sicuramente l'ha segnato tanto. Ha due genitori che appartenevano a un gruppo armato che sono in app. Io la conosco la mentalità del Pony Express, la conosco perché l'ho fatto. Lì per lì, nell'immediato, non lo percepisci il pericolo, perché stai a pensare che quella corsa ti viene pagata a doppio. Muoiono tanti, tutti i sabati.
magari caschi sui San Pietrini a Piazza Costienze, muori uguale, però lui è morto mentre lavorava. Un incidente come quello di Antonio non sappiamo neanche se andrà nelle statistiche ufficiali dei morti sul lavoro o delle morti bianche. Lui no, c'è proprio morto col motorino, è entrato dentro una macchina. Che vuol dire niente, non esisti, non sei un cazzo. Non avrei mai pensato che lo spazio che abbiamo occupato 5 anni fa potesse ospitare una celebrazione comunque di un funerale, non so come dirlo. Cioè è stato comunque, fortunatamente, è stato tutt'altro che un funerale. Antonio era prepotentemente presente, cioè era... c'era. Non so come e perché, cioè è stato un catalizzatore di veramente di tantissimi sentimenti umani differenti, di pulsioni completamente differenti, di persone che probabilmente quotidianamente, cioè, non si ignorano tranquillamente o non si conoscono. Aveva anche qualche amico poliziotto, è venuto anche un ragazzo in divisa a portare i fiori, era proprio in lacrime, distrutto, con un mazzo di fiori. È andato, ha portato un mazzo di fiori e se n'è andato senza dire niente. Ti manca nel cerchio dell'assemblea tantissimo. Ti manca perché pensi proprio, mo se c'era Antonio farebbe questo intervento, oppure mo lo prenderei in giro su questa cosa. Mi manca che si laurea, mi manca che mi ridà pure qualche libro che non trovo, mancano tante cose. Non so con chi uno se la possa prendere, sicuramente con un sistema più grande che è quello nel quale poi vivi e che ti uccide, come è successo a Antonio mentre lavorava, ma che ti uccide pure quando fai una vita di merda, vai a lavorare tutti i giorni o c'hai mille impegni e mille cose, mangi male e te prendi la gastrite, l'ulcera, il tumore. Beh, nel mondo del lavoro, questo, guardi, è come l'interrogazione del Latino. Il problema è il precariato. Cioè, al giorno d'oggi ci sono talmente tanti problemi che veramente io non so più dove sbattere la testa. Ad oggi non penso il precariato, quello, quell'altro. Faccio mille cose. Studio, lavoro in un hotel, insegno musica. Mio padre aveva un posto fisso e poi la pensione. Io volevo fare una professione particolare e potevo permettermi qualche rischio grazie ai miei genitori. Ho fatto fatica a inserirmi nel mondo del lavoro e trovare lavoro mi è sempre sembrato molto più difficile che farlo. Oggi, nel nostro paese, per tante persone lavorare è il problema. Qui al Cinodromo incontro gente segnata davvero dalle difficoltà del mondo del lavoro. Gente che convive con rabbia e frustrazione,
che si chiede come fare a non farsi travolgere, a non arrendersi. Per me, qualunque cosa che, per quanto all'interno di questa società, può sembrare assurda, ossia dire vorremmo che tutti avessero un reddito, a minimo, ma tutti. Non so, che, e tu vieni preso in giro per dichiarando una cosa del genere, come se fossi un pazzo maniaco che si è svegliato l'ultimo minuto sudato da un incubo che ha fatto la notte perché si era preso tre Roipan, no? No? Invece purtroppo è l'unica cosa che mi sembra saggia. Cioè, non è che uno è così matto veramente, cioè, nel senso, perché poi tutte le mattine ti alzi e vai a lavorare. E quindi su questo discorso qua, sulla questione della precarietà e come si vince la precarietà, noi abbiamo provato a dare vita a un percorso politico che ha come spazio, che ha come strumento l'ex cinodromo occupato. Occupando questo posto, partiti politici, organi di stampa, ci hanno accusato di violenza. Per me la violenza invece è quando un comune cittadino sottostà a un mercato degli affitti troppo esoso, o quando non hai le informazioni e i mezzi per avere una cura adeguata a una patologia o un male che purtroppo hai avuto. Quello per me è violenza, e invece quello rientra nell'ordine generale delle cose. Questo è quello che succede quotidianamente. Quello che si fa qui dentro d'Acrobas può aiutare. È poco, non perché qui si faccia poco, ma perché nel mare di quello che è la nostra società, purtroppo, è poco. Nel corso del 2006 gli All Reds hanno cominciato a discutere la possibilità di partecipare al campionato di Serie C. Non era una questione priva di contraddizioni, perché giocare in un campionato implica uno spirito diverso da quelle considerazioni sullo sport che tanto mi avevano attirato all'inizio e che mi avevano portato qui. Quell'affermare il diritto a correre, a giocare anche se non sei veloce, anche se sei lontano per età o condizione fisica dall'immagine ideale del campione. Alla fine gli All Reds hanno deciso di partecipare al campionato, ma anche di conservare le loro particolarità di squadra autogestita. Niente titolari fissi, anche a scapito del risultato in campo. In una delle assemblee ho detto che personalmente avrei preferito restare al livello del puro divertimento, ma che capivo quanto il loro desiderio di gareggiare fosse radicato, forte, naturale. Come tutti, insomma, io ho giocato a calcio da bambino e l'ambiente già dalle giovanili è rovinato, funestato da persone che credono che l'unica speranza nella vita dei propri figli possa essere il calcio. Non consciamente, però cercano il successo a ogni costo per i figli nello sport. Ci trasferiscono lì tutte le angherie che subiscono durante la settimana, non so che altro. Ricordo, beh sì, risse, botte tra genitori. Ed è proprio questo che causa l'abbandono precoce o comportamenti, tra virgolette, devianti all'interno proprio dello sport, come può essere poi in un futuro il doping, ma anche il fatto di avere un approccio con l'agonismo, con la vittoria, che non sia quello del giochiamo, quindi uno vince, uno perde, ma giochiamo, quindi io devo vincere.
la pratica professionista dello sport, il risultato è immediatamente sinonimo di profitto. Il bisogno di vittoria lì diventa doping, doping fatto di profitti, di incassi. Il valore fondamentale del dilettantismo dovrebbe essere la possibilità della pratica più diffusa possibile, indipendentemente dall'acquisizione di un risultato piuttosto che un altro. Questo non vuol dire, venendo conto della contraddizione, che chi fa sport non debba perseguire, non abbia diritto a perseguire il risultato, non abbia diritto alla vittoria. Prima di campionato, prima vittoria. Dai. Io non ci sto a perdere. Io mi diverto se vinciamo. Lo sport nasce sull'agonismo. Questa proprio, guarda, mi rode così il culo. Cioè nasce sul fatto che tu devi vincere. Concentrazione. Errori proprio gratuiti questi, errori gratuiti. Questa cosa io non è che ci credo poi tanto. Io credo che lo sport nasce per aggregare. Come era poi nell'etimologia della parola, se deporté, no? Che quindi significa passare il tempo, divertirsi, svagarsi. Io sono molto agonista quando gioco, sono feroce, no? Però allo stesso tempo non c'è voglia di schiacciare il compagno o nel caso l'avversario. E il rugby in questa cosa è fantastico perché è l'unico sport fra tutti in cui tu passi due tempi di 40 minuti l'uno a prenderti a capocciate, dopodiché ti fermi, ti abbracci. Ok, lascia la palla sol, lascia la palla sol. Distra, alle gambe! C'è una frase di Pasolini che a me spesso torna in mente. Un atleta ha un solo modo per realizzare pienamente la sua libertà: lottare liberamente per vincere. A dispetto di quel mio esordio vincente, negli anni di rugby al liceo abbiamo quasi sempre perso. È stata una lezione utile per gli anni a seguire, anche al di fuori dello sport. Ho cercato di imparare a non volermi troppo male quando perdo. Ah, io un'altra cosa sullo sport è che non l'ho mai preso troppo sul serio. Il mio problema è questo, cioè nel senso tutti contano su di me pure a pallavolo perché ero alta e quindi salta, fai, oppure pure qui a calcio mi dicono vai che sei punta. E io però non ce la faccio, nel senso per me il gioco appunto soprattutto di squadra è un gioco. No, è uguale, vincere boh, non serve. Fausia, però Fausia. È uguale. No, perché neanche io lo pronuncio come tutti, dipende dai marocchi egiziani, dipende. E che significa qua? È la vittoria, però. Yeah, check it out, babe. Yes, 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 I wanna say. What do you wanna say, mate? What's happening? Riprendere il rugby a quasi 47 anni, praticamente da zero, è proprio da imbecilli. Ovviamente, dopo pochi mesi, mi sono fatto male alla caviglia, un legamento rotto. Però, ci stavo proprio prendendo gusto. Ma tu allora fai sport ogni giorno, cioè? Tendenzialmente sì, però adesso come adesso sto un po' cedendo. Il levriero da corsa è una delle più antiche razze canine. Forma longilinea, testa allungata, orecchie tese, lunghi arti,
è raffigurato in scene di caccia all'antilope già in certi graffiti risalenti all'era neolitica sahariana. In genere, il massimo rendimento viene raggiunto piuttosto presto, tra i 2 e i 3 anni, mentre a 8 anni un cane viene escluso dalle competizioni. Cosa penso dell'invecchiare? È una cosa che mi fa una paura bestiale. Ancora penso di non essermi scontrato con questa cosa, perché bene o male qualche capello bianco, però insomma ho paura di quando arriverà il momento in cui dirò beh, sono diventato vecchio, si vede. Il 27 agosto 2006 ero in vacanza a Berlino con la mia famiglia e mi sono ritrovato a un pronto soccorso per un attacco di labirintite. Ero dall'altra parte del mondo, stavo a Buenos Aires. Io stavo in Spagna. La mattina mi squilla il telefono e non faccio in tempo a rispondere, era Danilo che mi chiamava. Rimango molto colpito perché alle 9 di mattina essere chiamato da Danilo di domenica mattina a fine estate, sono rimasto un po' così. Rientrato in Italia, ho letto sui giornali che un giovane ingegnere romano era stato accoltellato a Focene, sul litorale vicino a Fiumicino, all'uscita da un concerto reggae sulla spiaggia. Le prime versioni della cronaca erano sommarie e contraddittorie. Comunque, risultava che il giovane, Renato Biagetti, frequentava il cinodromo. Il nome non mi aiutava a ricordare. Lo conoscevo? Lo avevo incontrato? Siamo andati verso Focene per andare all'ospedale Grassi. Lì non sapevamo ancora niente, sapevamo che stavano operando Renato, che era in sala operatoria, ci hanno detto. Stavamo su sul corridoio, io ho incontrato in questo corridoio, c'era la mamma di Renato. Dopo qualche minuto si è aperta la porta di questo blocco operatorio e lì c'è stato lo schianto. È difficile rendersi conto nella quotidianità che una persona non c'è più, poi soprattutto se è tuo fratello con cui non solo hai avuto un rapporto familiare di fratellanza, ma te lo sei sentito che l'hai cresciuto. Appunto, mio padre se n'è andato di casa quando mio fratello aveva 2 anni, 2 anni e mezzo. Io ho 7 anni di più e quindi a 9 anni è da quando ho 9 anni che ho incominciato, tra virgolette, a prendermi anche cura di mio fratello. Renato è stato ammazzato senza un motivo. Quelle cose senza senso. Non ci credo che perdi la lucidità. Non esiste che perdi la lucidità e arrivi a ammazzare una persona. Ed è stata probabilmente una lite per futili motivi a causare la morte di Renato Biagetti, un 24enne romano accoltellato ieri sul litorale vicino Ostia. No, Renato non è morto, Renato è stato ammazzato. Quello che stiamo capendo è che anche se dall'inizio alcuni media e i carabinieri hanno sostenuto che fosse una semplice rissa, quella nella quale poi ha trovato la morte Renato, noi siamo sicuri che questa è stata un'aggressione. Non è stata assolutamente una rissa, ma è stata una pura aggressione di mano fascista
perché uno dei due ragazzi c'ha una celtica tatuata sul braccio, quindi... Per gli amici di Renato, quella di domenica all'alba è stata un'aggressione e non una lite nata per motivi banali e poi degenerata. Ecco perché stanno lavorando a un dossier che racconti precisamente che cosa è successo. Una sorta di controinchiesta elaborata sulla base delle testimonianze di Paolo e Laura, amico e fidanzata di Renato, testimoni coinvolti, gli unici presenti al momento dei fatti. Ridurre tutto questo a una lite... come ce ne possono stare mille il sabato sera perché mi hai guardato troppo male o perché mi sei venuto addosso la macchina, cioè non è questo. E noi siamo convinti che l'uso in questa maniera del coltello sia sostenuto da delle organizzazioni che in questo caso in Italia, da delle fazioni politiche in questo caso in Italia e qua a Roma, operano e costruiscono un ambiente culturale e dei punti di riferimento culturali che nelle periferie, nei bar, in alcune palestre, in alcune sezioni vengono caldeggiati. E la cultura, ma non solo delle periferie, perché sembra che stai a parlare di quelli più sfigati, di quelli che sono soli, emarginati e quindi rabbiosi verso te che sei il bravo ragazzo dei centri sociali, magari visto in una certa maniera. E non è manco la questione della rabbia, è proprio la questione che quali sono i tuoi problemi nella vita, non c'è una prospettiva di vita? Sei un poveraccio, non c'hai un modo per realizzarti come persona, hai raccannato di studiare, fai un lavoro di merda, ti senti sfruttato, tuo padre ti fa sentire un coglione, tutti i problemi che ci possono avere tutti quanti nella vita. Un giorno, da un amico tuo, magari a un bar, davanti a una bisca, o magari allo stadio, ti arriva il messaggio che andiamo a spansà, calama, uno di sti infami maledetti. Quell'infame però era Renato, era uno che usciva da Nensolla. Una dancehall che è la musica dei zecche, come direbbero questi individui. Renato stava lì, è uscito, per farsi gli affari suoi, con la sua ragazza, un suo caro amico, erano andati a una festa. Ed è stato bruttissimo quando abbiamo scoperto che erano dei bambini che avevano ammazzato Renato. Due pischelli qualunque, 17 e 19 anni, di cui appunto uno con una celtica tatuata sul braccio, senza tessere di partito in tasca, però con due coltelli sì. È stato terribile, come è terribile andare alle udienze e vedere che cioè, dall'altra parte non c'è nessuna comprensione anche della gravità della cosa che è successa, quindi vuol dire che c'è un clima quasi surreale. Perché qui non c'è in discussione opposti estremismi oppure una guerra tra bande, ancora peggio. Qui ci sono proprio in gioco due concezioni che sono completamente differenti di intendere il rapporto tra gli esseri umani e le prospettive che questi rapporti hanno. Su questa cosa a noi non ci schioda nessuno, cioè la barra dritta si tiene. La celtica è Sì, la croce celtica. Sì. Ma è quella rotonda o quella del bene? Rotonda con la croce. Mm. Beh, non saperlo un po'... mi sembra un po'... impossibile che uno fa questo senza sapere che cosa è. Sì. Magari perché va di moda, qui funziona così, non so. Va. Il giorno di novembre, arrivando al cinodromo, ho visto Darione che portava scatole e borse. L'ho salutato, lui mi ha detto: sto svuotando la stanza di mio fratello, porto le sue cose qui ad Acrobax. I ragazzi di 17-19 anni che lo hanno ucciso, poi li considero loro stessi delle vittime. Perché fondamentalmente persone formate in un determinato ambiente dove io sono sempre più convinto chi dà certi stimoli, chi dà delle linee guida sono persone più adulte. Proprio appena accaduto, dentro lo stesso ospedale, io ho chiesto a tutti la non violenza,
il non permettersi nemmeno a livello dialettico, parole pesanti o creare delle situazioni, come posso dire, di odio ancora più grosso. Perché sul nome di mio figlio volevo la pace. Cose del genere si può rispondere anche molto più violento, ricercando più la vendetta immediata, questo tipo di cose, che in sé non potrei nemmeno difendere teoricamente, però potrei benissimo anche farlo, eventualmente in una circostanza del genere. Se fosse stato il fratello suo o l'amico suo, io non so se sarei veramente stato incapace di reagire così in modo controllato, come dicevi, infatti. Narione ha avuto la forza di dire dopo 24 ore che considerava i due ragazzi che hanno fatto questo delle vittime del contesto. Cosa pensi di questa? Guarda, io ecco, penso che tante cose nella vita ti pongono davanti a delle contraddizioni, no? Che non significa che tu le debba sciogliere per forza fino in fondo, perché a volte non si può fare. Allora, io non riesco a dire che sono vittime perché sono carnefici, perché comunque hanno ammazzato una persona, così, in giovane età, presi dalla droga, da quello che vuoi. Sono sicuramente il frutto di una società che propone l'ottica del mortifera piuttosto che l'ottica vitale, che... Però non è che riesco a dire che sono delle vittime io personalmente, non ce la faccio, perché comunque non ci riesco, mi hanno portato via un amico. E poi c'è stato appunto, c'è stato ancora una volta il dover assumere il lutto, però anche nella lucidità di un ragionamento. Credo che se alcune persone non si fossero dimostrate così forti, non lo so, dopo quello che è stato Antonio, dopo tutto quello che è stato quest'anno, così, non so come avremmo saputo affrontare questa situazione. Bellissimo, stupendo. Nel corso del 2007 ho continuato a frequentare il cinodromo, sia per ricominciare ad allenarmi dopo l'infortunio alla caviglia, sia per fare le riprese necessarie al documentario. Durante l'estate, altri gravi fatti a Roma hanno alzato la tensione. Incursione di gruppi di Forza Nuova, formazione di estrema destra ieri sera a Villada a Roma durante un concerto estivo, armati di bastoni, coltelli e con il capo coperto, hanno fatto irruzione tra la folla urlando slogan di destra contro gli spettatori. Nelle sere d'estate sono andato spesso con la mia famiglia a vedere i concerti a Villa Aga, un grande parco di Roma. Che in quello stesso posto qualcuno si sia permesso di andarci con spranghe e coltelli mi fa una certa impressione. Vorrei
sottolineare come noi sono anni che diciamo che Roma non è una città così pacifica come si dice da qualche anno a questa parte. Adesso sembra con l'ultima violenza che c'è stata a Villada, sembra che una parte della società abbia scoperto questa verità. La voglia di rispondere sul piano materiale a quest'ennesima loro zozzata era forte. Quindi ok, andiamo a menà. Però sono pure perplesso. Mica siamo tanto bravi nello scontro fisico. E io dico pure meno male, perché significa che ci abbiamo altro in testa, che impieghiamo in ben altro modo il tempo rispetto a loro, che dei fabbotte non ce ne frega niente. Da un lato non credo sia giusto fare come loro, ossia andare in 40 ad aggredire tre persone. Sarebbe come mettersi al loro bassissimo livello. Dall'altro esiste il concetto più volte espresso di diritto alla resistenza. Noi siamo diversi da loro, certo, ma mica siamo coglioni. Sono Luca, quello che sta facendo il documentario sul cinodromo. Per l'affetto e la stima che mi legano ad Acrobax, non posso non dire la mia. Al di là della giustificata rabbia per l'ignobile aggressione, secondo me bisogna affermare questo. Noi siamo diversi da loro, facciamo altre cose nella nostra vita. Non dobbiamo scendere al loro livello. Boh, non posso dirmi pienamente d'accordo con quello detto da Luca. È vero che la violenza non porta a nulla, però regà, per l'ennesima volta si è cercato un morto. 9 coltellate a 1 la dicono lunga. E dai che con questi ragionamenti noi non siamo come loro, noi siamo meglio, eccetera, eccetera. Loro continuano a fare aggressioni su aggressioni. Devono capire che a un'azione corrisponde una reazione e siccome la semplice manifestazione non gli fa né caldo né freddo, a ben venga anche abbassarsi al loro livello. Ci devono pensare 2 volte prima di muovere il culo da casa. Io non so voi, ma piangere un altro Renato non mi va. Questo è un dibattito pure un po' costruito, no? Dove cioè, c'è stato un momento da Poggiano in cui doveva per forza crearsi questa scissione fra chi è per la violenza e chi è contro la violenza, che non vuol dire niente. Cioè, in un anno ho perso 2 compagni, uno perché è morto sul lavoro e uno perché l'ha ammazzato un fascistello. Non è giusto. Perché? Perché devo subire violenza? Perché sono contro la violenza? Non avrei mai voluto trovarmi di fronte a domande del genere. Mi rendo conto solo ora che le cose sono molto più complesse di quello che credevo quando arrivai qui, quasi 2 anni fa, entusiasta e magari anche ingenuo. Ero andato al cinodromo solo per fare un po' di sport e con lo scorrere dei mesi mi sono ritrovato in questioni da cui abitualmente mi sento molto distante. Mi sono trovato in mezzo a problemi di livello radicalmente diverso. Da un lato, una follia brutale, violenta e feroce. Dall'altro, una sorta di comunità che accosta a tutte le cose belle che ho visto in questo posto anche modi di comunicare a volte controproducenti, ragionamenti schematici, toni da battaglia e slogan usurati. In questo modo basta poco perché molte persone finiscano per minimizzare fatti gravissimi, per ridurre tutto a una guerra fra bande. Mi è capitato addirittura di sentirmi dire che in fondo Renato se l'è cercata. Una cosa comunque continuo a pensare. Impiegare un sacco di tempo a parlare, a discutere, a sbattersi per fare le cose insieme e per cambiare ciò che non si crede giusto, come fanno loro, richiede della generosità. E questo dovrà pure significare qualcosa. Il mio approccio con questo tipo di ambiente, secondo me, è stato molto positivo a livello di crescita culturale proprio.
e ha portato dentro di me un'idea, secondo me, anche differente rispetto alle vecchie concezioni, appunto, tra compagno o fascista. Perché io intendo proprio la crescita civica della persona, nel senso, appunto, di rispetto. E questo penso sia la cosa fondamentale che mi ha fatto scegliere di abbracciare questo percorso e stare qua dentro. Quelli lunghi mettiamo qua. Vorrei riuscire a costruire tutto l'intelaiatura entro oggi. Non ce la faremo mai, vero? No. Sarà questo. Dove stiamo noi? Questa sala in cui stiamo registrando questa intervista si trasformerà in una sala prove. Mi sa che abbiamo fatto una stronzata. Che porterà il nome di Renoiz, che era il nome con cui suonava Renato, perché appunto Renato c'aveva la passione della musica. Hobby, tra virgolette, e futuro lavoro che voleva fare mio fratello. La ragione profonda di questo sport credo che sia essenzialmente che il discorso, cioè le individualità sono vietate in questo sport, e se vince la squadra non ci interessa chi fa le mete, chi fa le punizioni. A volte ci sia proprio una riscoperta del proprio corpo. Spesso una qualsiasi sensazione che arriva dal proprio corpo viene scambiata per dolore, mentre invece poi ci si accorge che non è così, è semplicemente un sentire al quale prima non eravamo abituati, no? Soprattutto con i bambini è interessante vedere questa cosa. Io ho avuto anche molti problemi in passato, devo dire, con il mio corpo. A me il rugby appunto mi ha aiutato a non pensare al concetto di femminilità, anzi mi ha aiutato soltanto, soprattutto, a recuperarla. Io non faccio sport perché sono pigra. Moltissime notti continuo a sognare di giocare a rugby, il corpo leggero e scattante. Invece, quando mi alleno davvero, un po' ormai mi vergogno in mezzo ai ragazzi. Insisto, ma so che prima o poi mi toccherà passare per forza alla cyclette. La maglia col mio nome non ho fatto tempo a usarla in partita. Comunque qualche volta me la metto con piacere, dentro e fuori dal cinodromo.